Buongiorno e benvenuti a tutti gli appassionati di armi CO2 libera vendita. Quello che vi andrò a presentare oggi è un'altra pistola CO2 ed è esattamente il modello Colt 45 CQ BP 1911. Ovvio, questa non è la sua confezione originale, ma è una valigetta acquistata a parte. All'interno della confezione troverete, come sempre, tutti i manuali di istruzione, uso, manutenzione, pistola, caricatore e chiavino esagonale per il fissaggio della bomboletta CO2 da 12 grammi che poi vi farò vedere. La pistola si presenta in questo modo. Full metal, scarrellante, blowback, utilizza esclusivamente, a differenza delle altre due recensioni che avevo fatto delle Sig Sauer P320 e P226 che potevano utilizzare sia pellets sia pallini sferici, questa utilizza solamente pallini sferici in acciaio del calibro 4,5. Ribadisco libera vendita perché? Perché è un'arma a modesta capacità offensiva, ossia che non supera i 7,5 joule di potenza e che è acquistabile solamente in armeria da maggiorenni con documento d'identità. La pistola, come dicevo, è totalmente full metal, guancette in plastica rigida, molto realistica, sicura ambidestra, come si può vedere. Logo Colt, modello Rain Gun, ossia perché ha un rail sotto canna per il posizionamento di laser, torce o qualsivoglia altro oggetto. Carrellante blowback, in quanto che all'ultimo colpo esploso il carrello rimane arretrato. Il caricatore si possono inserire fino a un massimo di 15 pallini. La bomboletta viene alloggiata all'interno del caricatore e viene stretta tramite l'apposito chiavino esagonale nella parte inferiore, come potete vedere. Si inserisce. Si dà il primo carico, ovviamente adesso è scarico. Viene armato il cane e come si può vedere, il carrello rimane arretrato. Toglie il caricatore, si ritorna indietro e l'arma è qui. Completa la pistola, ha un peso di 963 grammi, identica per peso e dimensioni all'originale. Questa è la Government Model, calibro 45. Lughi Colt originali, come potete vedere, prodotta dalla Umarex. Modello Rail. La sicura è doppia, come stavo dicendo, perché ha anche quella lì posteriore, perfettamente funzionante anche questa qui, quindi ha la doppia sicura. Mire fisse non regolabili, con puntini bianchi allineabili. Vedete vedere il modello Umarex. Calibro 4,5, pallini sferici in acciaio.
Spero che il video vi sia piaciuto e al prossimo video. Ciao a tutti!